Dottoratore Marziale, poco fa si è conclusa una manifestazione per la chiusura dell'aeroporto. Cosa ne pensa lei? Ma io per la verità sono intervenuto perché nei mesi scorsi ci sono dei ragazzi, erano all'epoca minorenni, ora sono maggiorenni, ma ciò non toglie niente, che hanno bisogno di cure a Roma e devono andare spesso. E allora per loro l'aeroporto è fondamentale. Non sono nelle capacità di muoversi come vorrebbero, insomma, perché sono con handicap fisico. Ma poi ci sono persone che viaggiano, io stesso sono pendolare, io vado e vengo da Milano dove abito. Cioè è un patrimonio l'aeroporto, è un patrimonio comune. A me quello che dispiace, e devo dirlo da sociologo, non da garante per l'infanzia, è rilevare come anche su questo purtroppo la politica si spacca. Quando invece tutte le bandiere, di destra, di sinistra, di centro, tutto l'arco costituzionale, dovrebbe fare un fronte comune. L'aeroporto è un bene comune, è un bene di tutti, quindi non è una protesta di parte, non devono andare con le bandiere dei partiti, devono andare come cittadini di Reggio Calabria, come utenti di questa terra che merita di avere un aeroporto perché ha bisogno di un aeroporto. Poi certo intorno all'aeroporto si devono sviluppare anche altre opportunità e quindi intorno a queste opportunità far ricrescere una città che ha bisogno di un impulso che, torno a ripetere, ha bisogno di tutti, tutti indistintamente.